stato un momento della mia esistenza in cui vedevo più spesso Chumley e la pelata di Rick che tutte le altre persone della mia vita. Mi sembra giusto, quindi, tributare un video al migliore show da vedere a cena insieme a Deadly Sketch. You know what? This is Houdini's jacket from January 1st, 1950. That is absolutely awesome. Benvenuti su WatchMojo Italia per una top 10 oggetti più assurdi mai portati all'interno di quel negozio. Diamo un'occhiata a tutti quanti i manufatti più preziosi. Entrati dentro al negozio dei pegni, ormai tempio della TV più famoso di sempre, e che poi però spesso ne escono anche perché Rick non acquista mai niente. Alla numero 10, la chitarrina di Jimi Hendrix. American made Fender Stratocaster. This guitar was actually played by Jimi Hendrix. That's a big wow factor right there. Ah, ovviamente parliamo soltanto di pezzi poi rivelatisi originali, non del genere. Entra il tipo: salve, sì, questa chitarra l'ha suonata Jimi Hendrix, che era anche mio zio. Poi subito dopo chiamano l'esperto che fa tipo: no, guarda, è una chitarra della Chicco, veramente. Ma come? Io sono convinto l'abbia suonata mio zio. Appunto, l'ha suonata tuo zio, non Jimi Hendrix. Ma mio zio lo conosceva, Jimi Hendrix. Come, non avevi detto che tuo zio era Jimi Hendrix? Mi sono confuso. Un classico, sono tutte così, no? Le puntate. Però quando salta fuori che è davvero una vecchia chitarra del Jimmy, all'osservazione di un numero seriale, si capisce che il capellone country non mente, soprattutto fa sul serio. Sapeva già la verità, e la verità per lui costa $1,000,000. Ma la pelata contratta, e contratta male a questo giro, perché arriva fino soltanto a 600k. Chiaramente, Mr. Country Capellone non può accettare per meno di $1,000,000, no? Ci tiene troppo, dice. Ah, interessante. È però arrivato a $1,000,000 e non ci teneva più. Com'è sta storia? Non l'ho mai capita, veramente. Cioè, qual è di preciso il prezzo dell'affetto in questi casi? E alla numero 9, una monetina. E passiamo invece al classico culone che non sa quello che ha per le mani. Cioè, lo sa soltanto un pochino, visto che comunque entra chiedendo 20.000, per una monetina che ha vinto a poker tra amici. E però si scopre che i suoi amici non sono molto furbi, perché quella salta fuori sia una Peace Dollar del 1922. Che cos'è? E che cavolo ne so, ce lo dice l'esperto che cos'è. The 1922 High Relief Peace Dollar is one of the rarest coins in American history. Beh, che a quel punto la valuta tra i 50 e i 100.000 dollari, facendo 2 più 2, sembra valga qualcosina in più rispetto a quello che pensava il nostro simpatico amico pelato dal lato giusto del bancone, però. E alla fine, con una faccia un pochino inebetita, visto che probabilmente ancora non ha realizzato di aver già vinto un mucchio di soldi gratis che prontamente userà per riperderli a poker, e se ne torna a casa con 80.000 e probabilmente un amico in meno dopo che avrà visto questo episodio. All right, okay. E alla numero 8, il libro di Mormon. E chi era Mormon? Chiederete in coro voi altri. Ottima domanda. Ma prima vediamo le cose importanti. Il prezzo, quanto vale? I was gonna ask something on the order of like $25,000 for it. Damn. Allora, questo è il testo sacro dei mormoni, signori. Cioè i tizi della Chiesa di Gesù dei Santi degli Ultimi Giorni, nome infinito e altisonante per un gruppo di 15 milioni di tipetti che, ecco, credono che Gesù, dopo la resurrezione, viaggiò in America andando a trovare e convertire i nativi, e Dio fosse un ex uomo con poteri alieni acquisiti che divenne una divinità e si trasferì su un altro pianeta, Kolob, sul quale fondò la sua religione. E, insomma, è una storia vera, è successo da... Che cosa ridete, eh? Che ridete? Guarda che vi vedo, irrispettosi che non siete altro, eh? Lo trovate divertente? Comunque, questo libro fu stampato in poche copie in versione originale da tale Joseph Smith, un predicatore. Ora, quella di Adam è soltanto una quinta edizione, però è così rara che in effetti è il libro più danaroso mai valutato dalla bella Rebecca nel programma. I would appraise this book actually at about $40,000. Per un libro su divinità aliene e Gesù che vaga per il Grand Canyon. Mica male. You gave me an extra $1,000 last time. This time I'll give it to you, so we'll do it that way. It's a deal. When Rebecca said $40,000, I felt it was like, maybe like Joseph Smith when he found the plates. Hallelujah. E alla numero 8, una macchinina. Se non son monete o chitarre, di solito è qualcuno che entra direttamente nel negozio col macchinone. Chumley che fa tipo: boh, fighissimo, non ce lo possiamo far sfuggire, Rick. Rick fa un'offerta da fame, il venditore lo manda a cagare, fine della puntata. Sempre. Ma questa è un'altra storia. La pelata stavolta attiva il buon senso, e quando un loschissimo nonno si presenta in negozio come tale zio Phil, cioè vagamente sospetto, direi con una Lincoln del 32, post depressione per tutti quei pochi che
invece avevano ancora voglia di fare i fighi mentre lo Stato andava a rotoli dopo che era crollata l'economia. 150 cavalli per il 32 non era un certo male, considerando che c'era gente che andava ancora in giro coi cavalli, sì, ma quelli veri. E quindi, anche se non in condizioni perfette, zio Phil, in perfect condition this could sell as high as 170 grand at auction, si becca l'offerta di Rick che è 95k e risponde: beh, ma sì, dai, come se nulla fosse, capito? We take 95? Okay, all right. Okay. E alla numero 6, una chitarra che ha suonato tutto. E se non son macchine o libri sugli alieni, son chitarre. Altro nonno di Las Vegas che se ne entra nel negozio e fa tipo: sì, ho questo oggetto che se tocchi le corde emette suoni, vale qualcosa? Sì, è una chitarra inestimabile, vale $60,000. Oh, che bello. In realtà, il nonno sembra un vecchio pro. Tale Vic Flick racconta la sua storia. I've worked on records with Nancy Sinatra and Petula Clark, Tom Jones, it's not unusual. All right. So were you like a studio musician? I was, from 1958 till about 1983. Mi affascina, veramente, è incredibile pensare che stia ancora in piedi con tutto quello che si sarà calato in quel periodo lavorando con mezzo showbiz. È la mano dietro la colonna sonora principale di James Bond, per dirne una, insomma, la suonate tutte quante con quella chitarra. E il Vic se ne torna a casa per questo, con 55k, che non so male. Certo, viene da chiedere il bisogno di vendere un pezzo così storico. You've heard this guitar probably more times than you even realize. You've heard this particular guitar. Probably true, yeah. Yeah. So what do you think it's worth? Easily $60,000-$70,000. Magari starà messo malissimo, uno dice, ma poi se ne esce così. Now I've got the money in my back pocket, I think the wife and I will just pop out for a beer or two and celebrate the occasion. Capito, il vecchio briccone. Sì, sì, uno o due, certo, certo. Voci dicono che Vic si stia scolando le sue birrette tutt'oggi. E alla numero 5, il vestito di George Washington. Drum roll. E andiamo di pezzi storici con l'outfit di Giorgio Lavatanto, che pare sì sia stato un tizio importante, boh, non so, il presidente di una nazione mezza sconosciuta. L'abito del primo Prez USA viene mostrato a Rick da un suo vecchio conoscente curatore di musei. Back then it was pink. And you can still see some of the pink in this area. Abito rosa, poi, ragazzi, ma vi rendete conto che stile nel 1700 andare a combattere gli inglesi in total pink per la libertà? Ma è una cosa assurda. Beh, è un pezzo discreto, in effetti. Dare un valore alla storia è sempre difficile. Ma se era rosa, allora vale almeno 3 milioni, chiaramente. Uno penserebbe, beh, ora Rick se ne esce perché sono pieni di soldi, è vero, ma non vorrà mica dilapidarsi. Continua a contrattare. Since we're friends, I would... The best price, absolute best price would be $2.5 million. Okay, and you're firm with that? Absolutely firm with that. I mean... Okay, well, I guess the suit's out then. Quanti diavolo di soldi fanno con quel negozio? E alla numero 4, la macchina di O.J. It is the O.J. Bronco. Are you kidding me? I've never seen anything quite like this. Gli americani sono fissati con questa storia di O.J., soprattutto col suo leggendario inseguimento del 94. E questo tizio, che si presenta come il vecchio agente di O.J., boh, con poche prove a suo favore, comunque, bisogna dire, ecco, appunto, arriva nel negozio di pegni con la stessa macchina con cui 25 anni prima O.J. scappò dalla polizia. La macchina è lei, in effetti, ma la domanda è perché qualcuno dovrebbe comprarla? Cioè, dovrebbe far fico, tipo, boh, guidare e urlare, ma sono come O.J. mentre scappa dalla pula. Il mio milione e mezzo meglio speso. Yeah, think about it. It's a one of a kind. Americani. Rick giustamente rinuncia ad un acquisto un pochino dubbio. Nel senso, il prezzo è molto arbitrario per una cosa del genere. Come fai a dargli un valore? Cioè, nel senso, vale quello perché O.J. ci è scappato dalla polizia. Ma che of a gamble, because there's nothing to compare it to its price. Right. I'll never sell the Bronco for under $1 million. I know it's worth that, and if it's not, it will be. E alla numero 3, i vizi di JFK. I have John F. Kennedy's cigar box he used in the White House. Kennedy era un appassionato di sigari e il tipo se ne entra in negozio con appunto il portasigari del fu presidente. Ora, c'è un'altra cosa per cui gli americani vanno matti, oltre che per O.J. che scappa dalla pula, il Super Bowl, le costolette con la salsa barbecue e le guerre per il petrolio. Vanno matti per JFK. Insomma, Kennedy è una divinità e in America qualunque cosa appartenga a quell'uomo ha un valore inestimabile, peggio di un manufatto alieno. Perciò, a questo giro, mi ricordo che vedendo la puntata
pensai che Rick lo fregò un pochino al tipo, senza aiuto di esperti. Voglio dire, non sarò neanche io un esperto, però fa un'offerta un po' bassina, quasi ridendo sotto i baffi, proprio. If I let this thing walk out the door, I'm never gonna see another one like it. Il venditore va di 120k, poi 95, poi si arriva a 60 e accetta per disperazione perché dice di aver bisogno di soldi, ma certo non credo che un pezzo così raro. The other comparable one went for $500,000 or so. I need some quick cash or else I would just put that in an auction and get 150, 200 grand, whatever it's gonna go for. Di uso privato e comprovato di Kennedy valga così poco. Ma pelatone, briccone. Mi chiedo quanti soldi ci rifaccia sinceramente in questi casi o quanto ci mette a rivendere un pezzo simile. Forse per quello che abbassa così tanto, ma boh. E alla numero 2, il contratto dei Beatles. I actually got one of the most important documents in rock and roll history. The contract between Brian Epstein, who was the manager, and the Beatles, creating the partnership between the two of them. Ma sì, i Blattoidei, una band di queste che piacciono a una o due persone, stanno avendo un po' di successo ultimamente, ma non penso andranno mai da qualche parte, veramente. Insomma, ecco, il santo graal della musica anni 60, il contratto firmato dai quattro capelloni con il manager Brian Epstein, entra in negozio. Brian Epstein, che in pratica aveva l'occhio di un falco pellegrino, era furbo come una volpe e fece come il gatto Maone, insomma si comportò come uno zoo, e gli disse sì sì dai firmate qui e io mi piglio soltanto il 25%, tanto non guadagneremo mica tanto, penso. E infatti Epstein diventò chiaramente miliardario, ecco il contratto è leggendario, ma vale molto meno di quello che il venditore spara, 1 milione, che sinceramente per un pezzo di carta è un po' un'esagerazione, non è la dichiarazione di indipendenza, e Rick, sempre tirchio peggio di zio Paperone, gli offre, pensate, soltanto $350,000. Mamma mia. Arriva chiaramente il rifiuto perché sono pochissimi. Scusa, c'è solo 350k. E che ci facevi? Voglio dire, mica è una cifra che ti sposta la vita. I'm gonna have to decline on the 350. Good luck with it. I appreciate it, thanks very much. Alla numero 1, 3000 once d'argento. Che sono 85 kg per le persone civili, ma gli americani e gli inglesi sono trogloditi e ancora devono usare i sistemi metrici del cenozoico che gli piacciono tanto, così da non far capire nulla agli altri, maledetti. Comunque, tale Jeff entra con 85 kg di argento e uno dice, ma scusate, dove l'ha trovati 85 kg d'argento? Ecco, questo perché Jeff è un ex pirata e razziando le navi spagnole di ritorno dalle Americhe. Ma che cavolo ne so di dove la trovate? Non si capisce da dove scappi fuori tutto quell'argento, ma pesa tanto e vale di più. Calcolatrice matematica e si arriva a un totale di $110,000, che fisicamente pesano un pochino meno, direi, di tutto quell'ambaradam, ma direi che dalla faccia del vecchio Jeff per il commercio moderno sono un pochino più utili. Oh, we got a total of $110,901. Tu pensa, domani vai a fare la spesa e paghi con un lingotto d'argento del 1700. Come te lo danno il resto? Nel senso... My dad taught me to invest, because today I'm walking out with over $100,000. I'm gonna take one of these, Rick. No, you're not. Allora, piaciuta questa lista? Mi raccomando, date un'occhiata anche a queste altre top 10 e iscrivetevi a Watch Mojo Italia. Ci vediamo domani per un altro video.